Nell'ex DMZ, Demilitarized Zone, è presente uno dei tanti siti militari vietnamiti costruiti durante la recente guerra, ancora integro e visitabile. Sto parlando dei Vinh Moc Tunnels, una rete sotterranea di cunicoli che fungevano soprattutto da riparo per quanto riguarda questo sito specifico, rappresentando una vera e propria città sotterranea. Il sito si trova a Vinh Moc, nella provincia di Quang Tri, affacciandosi direttamente sul mare della costa est. Il costo di biglietto d'ingresso è di 50.000 dong ed è possibile organizzarsi con delle guide che raccontano la storia di questo posto, passando inizialmente dal piccolo museo bellico in cui è possibile vedere foto, armi e strumentazione utilizzata durante la guerra, per poi spostarsi sottoterra per visitare i tunnel sotterranei, arrivando fino al secondo livello di profondità. La DMZ era una zona del Vietnam di frontiera che confinava tra due stati in guerra, in cui le azioni militari erano vietate per differenti motivi a seguito di trattati di pace o di accordi. In questo caso fu tra francesi e vietnamiti, abolita poi durante l'unificazione del paese. Ok ragazzi, non perdiamoci. Ok ragazzi, ci siamo persi. Ma quanto sono lunghi? Sui sassi. Thank you.
L'escursione termica è notevole, con un aumento della temperatura ed in base all'esposizione superficiale del terreno, se coperto o no dagli alberi, può variare ancora di più, ma i vari ingressi dei tunnel sono stati posizionati in modo che il vento potesse incanalarsi per creare un buon ricircolo dell'aria interno, diminuendo quell'effetto di chiuso che porta alla mancanza di ossigeno.